Decalogo della felicità. Ne parliamo con il professor Bruno Rossi, già docente di pedagogia generale all'Università di Arezzo. Ci diamo del tu perché ho avuto l'onore di questo, però partiamo subito con questo decalogo, perché fondamentalmente il diritto alla felicità dovrebbe essere per tutti. In alcune costituzioni c'è diritto alla felicità. Allora, che cosa rende infelici? L'eccessivo cura di sé. Quali sono le malattie dell'uomo contemporaneo oggi? Il narcisismo, l'individualismo, l'egocentrismo, l'egoismo. E un'eccessiva cura di sé, un'eccessiva attenzione a sé che ci fa dimenticare gli altri, ci fa dimenticare le buone relazioni e quindi è una lotta per il potere, per la fama, per l'esteriorità e questo ci impoverisce. L'altra, il materialismo e il consumismo. Esatto, altra caratteristica negativa dell'uomo contemporaneo, l'eccessivo accumulo del potere e della ricchezza materiale, l'eccessivo sudditanza al brand, alle griffe, alla spesa inutile e questo non dà gioia, non dà benessere interiore. Alcune ricerche dicono che superati 60-70 mila dollari l'anno siamo come su un tapirulan. Si corre e siamo sempre allo stesso punto, cioè non c'è un aumento della qualità della vita. Altro punto negativo, il presentismo. Presentismo vuol dire vivere nell'oggi e per l'oggi, vuol dire scordarsi del passato e non avere attenzione, non prestare attenzione al futuro. Al futuro vuol dire non fare progetti, non sognare, non desiderare di migliorarsi, non avere aspettative, non avere ideali, ma vivere la vita in maniera automatica. Vabbè, dicevano Carpe Diem una volta, esatto. Latini, non va bene nemmeno questo. Non va bene soltanto questo, assolutamente. Bisogna pensarsi, bisogna prefigurarsi per volersi sempre di più. Una progettualità, esatto. Altro punto negativo, siamo al quarto, l'utilizzo eccessivo e acritico della rete, dei social network. Esatto, è un male dei nostri tempi, questa immersione totale su Facebook, su Twitter, eccetera, che ci fa vivere in un mondo irreale, in un mondo inautentico, ci fa ricercare la popolarità, i like, cioè tutte quelle cose che non ti danno soddisfazione, poi, perché poi non è che hai una reazione face to face, no? Face to face. Gli occhi ti dicono tanto delle persone, quindi non hai più queste relazioni, ma le hai soltanto virtuali. Virtuali, cioè noi ignoriamo, non ci incontriamo con il volto dell'altro, con l'anima dell'altro, e quindi siamo impoveriti, siamo rimpiccioli. Udite, cos'è che ci rende felice? Già il professore ha cambiato l'espressione della sua faccia. Primo punto, siamo al quinto. La conversazione interiore. Ecco, la conversazione interiore. È un tempo, questo vorrei dire, del frastuono, del chiasso, del rumore. Bisogna trovare durante la giornata dei momenti per stare soli con se stessi, per fare silenzio, per fare sosta, per fare intervallo e scendere un po' nella propria interiorità. Molti non ci stanno perché non si vogliono ascoltare. Esatto, non si vogliono ascoltare, paura di incontrarsi con la parte oscura. È lì che scatta tutti gli altri meccanismi, quattro che abbiamo detto prima, forse. Sì, esatto. Le sarebbe importante appunto acquietarsi, come dire, e appartarsi e indagarsi. Fare un'autoanalisi, fare autoesame, fare, come dico io, autoscandaglio, cioè cominciare anche a rammemorare la propria vita passata e disapprendere e apprendere di nuovo. Il pensiero positivo, think positive, questo insomma è un vecchio modo di dire ormai che da tanto tempo, no? Pensiero positivo vuol dire guadagnare una postura dell'esistenza, un modo di guardare l'esistenza fatto di benevolenza, fatto di simpatia, fatto di ottimismo, però un ottimismo misurato, realista. Non eccessivo perché ci conduce verso l'impotenza e nemmeno farsi alimentare da un pessimismo che immobilizza, che paralizza. Bicchiere mezzo pieno, direbbe la mia mamma. Esatto. Portare rispetto a se stessi. Bravo. Portare rispetto agli altri, portare rispetto alle cose, al mondo, alla terra, al pianeta.
E questo è importante perché oggi sono tanti gli esempi di aggressività, di odio, di vendetta, di sopruso, di competitività eccessiva. E questo non dà senso, non dà significato alla vita. Perché alla fine una vita buona è una vita fatta di ciò che arricchisce, ciò che dà valore a noi stessi. E quindi è una vita fatta di virtù, è una vita fatta di valori, l'onestà, la legalità, la democrazia, la solidarietà, una giusta cura di sé, l'amicizia, la laboriosità, l'ecologia. È tutto quello che circonda poi noi esseri umani. Esatto. Nono, il dono. Il dono è regalare tempo, regalare energia, regalare ascolto agli altri, rende felici. Dà qualità alla vita, ci rende autori di una vita buona. Quindi è il contrario dell'egoismo. Fare del bene non vuol dire farlo agli altri, ma farlo a noi stessi. Metterei anche il desiderio saggio, che quando l'abbiamo trovato... Il desiderio saggio, ecco. È quello successivo, al 7. Ecco, il desiderio saggio. Desiderio saggio vuol dire desiderare ciò che è in sintonia con le nostre possibilità, con le nostre attitudini. Quindi non desiderare né troppo né troppo poco. Non desiderare ciò che gli altri vogliono, gli altri fanno, gli altri sono. Eliminare l'invidia. Detto poco. La sofferenza. Che è l'ultimo dei 10 del nostro decalogo. Esatto. La sofferenza, si pensa che la ricerca della felicità sia fatta allontanando il male, allontanando il disagio, vuole essere sempre dei cuor contenti, dei gioiosi, eccetera. Però è una vita reale, la vita autentica è fatta di drammaticità, è fatta di tragicità, è fatta anche di malattie e di morte. Quindi non rimuoverla, non allontanarla, e questo dà qualità alla vita. Una parola per decodificare tutti e 10. Si parla oggi di cherofobia, la cherofobia che può caratterizzare alcuni soggetti e alcune persone, vuol dire aver paura della felicità. Questo è proprio un po' delle culture occidentali, chi crede che non si debba essere felici perché quando siamo felici poi succede qualcosa. Cherofobia. Quando c'è periodi positivi dice oddio, mi succederà qualcosa. Allora abbiamo finito il nostro decalogo, io ringrazio e ve lo ripresento il professor Bruno Rossi, già docente di pedagogia generale all'Università di Arezzo. Grazie.